Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi che è il 20 di aprile del 2021, noi continueremo a leggere la parola del Signore. In questa giornata noi leggeremo il capitolo 26 e 27 del libro dei Numeri. Leggiamo la parola del Signore. Numeri capitolo 26. Or, avvenne che dopo che quel flagello, il Signore disse a Mosè e a Eleazar, figlio del sacerdote Aarone, fate il censimento di tutta la comunità dei figli di Israele, dall'età di 20 anni in su, secondo le loro famiglie, di tutti quelli che in Israele possono andare alla guerra. Mosè e il sacerdote Eleazar parlarono loro nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di fronte a Gerico, e dissero: si faccia il censimento di quelli che uscirono dal paese d'Egitto dall'età di 20 anni in su, come il Signore ha ordinato a Mosè e ai figli di Israele. Ruben, primogenito di Israele, figlio di Ruben, Enoch, da cui discende la famiglia degli Enochiti, Pallu, da cui discende la famiglia di Palluiti, Chesron, da cui discende la famiglia del Chesroniti, Carmi, da cui discende la famiglia dei Carmiti. Tale sono le famiglie dei Rubiniti. E quelli dei quali si fece il censimento furono 43.730. Figli di Pallu, Eliab. Figli di Eliab, Nemuel, Datan e Abiram. Questi sono quel Datan e quel Abiram, membri del consiglio, che si sollevarono contro Mosè e contro Aarone, con la gente di Core, quando si sollevarono contro il Signore. E la terra aprì la sua bocca e ingoiò insieme con Core, quando quella gente perì, e il fuoco divorò 250 uomini che servirono di esempio. Ma i figli di Core non perirono. Figli di Simeone, secondo le loro famiglie, da Nemuel, discende la famiglia di Nemueliti, da Iamin, la famiglia di Iaminiti, e da Iachin, la famiglia degli Iachiniti, da Zerach, la famiglia degli Zerachiti, da Saul, la famiglia dei Sauliti. Tali sono le famiglie dei Simeoniti, 22.200. Figli di Gad, secondo le loro famiglie, da Sefon, discende la famiglia dei Sefoniti, da Aghi, la famiglia degli Aghiti, da Suni, la famiglia dei Suniti, da Osni, la famiglia degli Osniti, da Eri, la famiglia degli Eriti, da Arod, la famiglia degli Aroditi, e da Areli, la famiglia degli Areliti. Tali sono le famiglie dei figli di Gad, secondo il loro censimento, 40.500. Figli di Giuda, Er e Onan, ma Er e Onan morirono nel paese di Canaan. Ecco, i figli di Giuda, secondo le loro famiglie, da Sela discende la famiglia dei Selaniti, da Perez la famiglia dei Pereziti, da Zerach la famiglia dei Zerachiti, e i figli di Perez furono Chesron, da cui discende la famiglia dei Chesroniti, Camul, da cui discende la famiglia dei Camuliti. Tali sono le famiglie di Giuda secondo il loro censimento, 76.500. Figli di Issacar, secondo le loro famiglie, da Tola discende la famiglia dei Tolaiti, da Puva la famiglia dei Puviti, e di Yasub la famiglia dei Yasubiti, da Simron la famiglia dei Sironiti. Tali sono le famiglie di Issacar, secondo il loro censimento, 64.300. Figli di Zabulon, secondo le loro famiglie, da Sered discende la famiglia dei Sarditi, da Elon la famiglia degli Eloniti, da Ealeel la famiglia degli Ealeiti. Tali sono le famiglie degli Zabuloniti, secondo il loro censimento, 60.500. Figli di Giuseppe, secondo le loro famiglie, Manasse ed Efraim.
figlio di Manasse. Da Machir discende la famiglia di Machiriti. Machir generò Galaad. Da Galaad discende la famiglia dei Galaaditi. Questi sono i figli di Galaad: Iezer, da cui discende la famiglia degli Iezeriti, Chelec, da cui discende la famiglia dei Chelechiti, da Asriel, da cui discende la famiglia degli Asrieliti, Sichem, da cui discende la famiglia di Sichimiti, Semida, da cui discende la famiglia dei Semidaiti, Kefer, da cui discende la famiglia dei Keferiti. Selofead, figlio di Kefer, non ebbe maschi ma soltanto delle figlie. E i nomi delle figlie di Selofead erano Mala, Noa, Cogla, Milca e Tirsa. Tali sono le famiglie di Manasse, le persone censite furono 52.700. Ecco i figli di Efraim, secondo le loro famiglie: da Sutella discende la famiglia dei Sutelaiti, da Becher la famiglia dei Bacriti, da Taan la famiglia dei Taniti. Ed ecco i figli di Sutela: da Eram è discesa la famiglia dei Eraniti. Tali sono le famiglie dei figli di Efraim, secondo il loro censimento, 32.500. Questi sono i figli di Giuseppe, secondo le loro famiglie. Figli di Beniamino, secondo le loro famiglie: da Bela discende la famiglia dei Belaiti, da Asbel la famiglia dei Asbeliti, e da Airam la famiglia degli Airamiti, da Sufan la famiglia dei Sufamiti, da Kufman la famiglia dei Kufumiti. E i figli di Bela furono Ard e Naaman. Da Ard discende la famiglia degli Arditi, da Naaman la famiglia dei Naamiti. Tali sono i figli di Beniamino secondo le loro famiglie. Le persone censite furono 45.600. Ecco i figli di Dan secondo le loro famiglie. Da Suan discende la famiglia dei Suamiti. Sono questi i figli di Dan secondo le loro famiglie. Totale per le famiglie dei Suamiti secondo il loro censimento 64.400. Figli di Asher secondo le loro famiglie: da Imna discende la famiglia dei Imniti, da Isvi la famiglia degli Isviti e da Beria la famiglia dei Beriiti. Dai figli di Beria discendono da Eber la famiglia degli Ebriti, da Malchiel la famiglia dei Malchieliti. Il nome della famiglia di Asher era Sera. Tali sono le famiglie dei figli di Asher secondo il loro censimento, 53.400. Figli di Neftali secondo le loro famiglie: da Iasel discende la famiglia degli Iaseliti, da Guni da famiglia di Cuniti, da Ieser la famiglia degli Izeriti e da Silem la famiglia dei Silemiti. Tali sono i discendenti da Neftali secondo le loro famiglie. Le persone censite furono 45.400. I figli di Israele di cui si fece il censimento erano dunque 600.730. Il Signore disse a Mosè: il paese sarà diviso tra loro per essere loro proprietà secondo il numero delle persone. A quelle che sono in maggior numero darai in possesso una porzione maggiore. A quelle che sono in minor numero darai una porzione minore. Si darà a ciascuno la sua porzione secondo il censimento. Ma la spartizione del paese sarà fatta a sorte. Essi riceveranno la rispettiva proprietà secondo i nomi delle tribù paterne. La spartizione della proprietà delle proprietà sarà fatta a sorte fra quelle che sono in maggior numero e quelle che sono in numero minore. Ecco i Leviti dei quali si fece il censimento secondo le loro famiglie: da Gerson discende la famiglia dei Gersoniti, da Keat la famiglia dei Keatiti, da Merari la famiglia dei Merariti.
Ecco le famiglie di Levi, la famiglia di Libniti, la famiglia degli Ebroniti e la famiglia di Maliti, la famiglia di Musiti, la famiglia dei Coraiti. E Keat generò Amram. Il nome della moglie di Amram era Jochebed, figlia di Levi, che nacque a Levi in Egitto. E di essa partorì Amram, Arone, Mosè e Maria, loro sorella. Ad Arone nacquero Nadab e Abiù, Eleazar e Itamar. Or, Nadab e Abiù morirono quando presentarono al Signore fuoco strano. Quelli dei quali si fece censimento furono 23.000, tutti maschi, dall'età di un mese in su. Non furono compresi nel censimento dei figli di Israele, perché non fu loro data alcuna proprietà tra i figli di Israele. Questi sono i figli di Israele dei quali Mosè e il sacerdote Eleazar fecero il censimento nelle pianure di Moab, presso il Giordano, di fronte a Gerico. Fra questi non vi era alcuno di quei figli di Israele dei quali Mosè, il sacerdote Aarone, avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai. Poiché il Signore aveva detto loro: certo, moriranno nel deserto, e non rimase neppure un salvo. Neppure uno, salvo Caleb, figlio di Geftune, e Giosuè, figlio di Nun. Numeri capitolo 27, parola del nostro Signore. Allora si fecero avanti le figlie di Selofead, figlio di Kefer, figlio di Galaad, figlio di Machir, figlio di Manasse, delle famiglie di Manasse, figlio di Giuseppe, che si chiamavano Mala, Noa, Cogla, Milca e Tirsa. Essi si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazar, davanti ai capi e tutta la comunità all'ingresso della tenda di convegno e dissero: nostro padre morì nel deserto e non stava in mezzo a coloro che si adunarono contro il Signore. Non era della gente di Core, ma morì a causa del suo peccato e non ebbe figli maschi. Perché il nome del nostro padre dovrebbe scomparire dalla sua famiglia, infatti non ha avuto figli maschi. Dacci una proprietà in mezzo ai fratelli di nostro padre. Mosè portò la sua causa davanti al Signore. E il Signore disse a Mosè: le figli di Selofead dicono bene, se tu darai loro in eredità una proprietà in mezzo ai fratelli del loro padre e farai passare ad essi l'eredità del loro padre. Parlerai pure ai figli di Israele e dirai: quando uno morirà senza lasciar figli maschi, farete passare la sua eredità a sua figlia. Se non ha una figlia, darete la sua eredità ai suoi fratelli. Se non ha fratelli, darete la sua eredità. Se non ha fratelli, darete la sua eredità ai fratelli di suo padre. E se non ci sono fratelli di suo padre, darete la sua eredità al parente più stretto della sua famiglia, apparterrà a lui. Questo sarà per i figli di Israele una norma di diritto, come il Signore ha ordinato a Mosè. Poi il Signore disse a Mosè: sali su questo monte di Abarim e contempla il paese che io do ai figli di Israele. Quando l'avrai visto, anche tu sarai riunito ai tuoi padri, come fu riunito a Aarone, tuo fratello. Perché vi ribellaste all'ordine che io vi diede nel deserto di Sin, quando la comunità si mise a contestare e voi non li deste testimonianza della mia santità. A proposito di quelle acque, sono le acque della contestazione di Cades nel deserto di Sin. Mosè disse al Signore: il Signore, il Dio che dà lo spirito a ogni creatura, costituisca su questa comunità un uomo che esca davanti a loro, che entri davanti a loro e li faccia uscire e li faccia entrare, affinché la comunità del Signore non sia come un gregge senza pastore. Il Signore disse a Mosè: prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito, imporrai la tua mano su di lui, lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità, gli darai i tuoi ordini in loro presenza e lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta la comunità dei figli di Israele gli obbedisca. E egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar, che consulterà per lui il giudizio di Urim davanti al Signore. Egli e tutti i figli di Israele, con lui e tutta la comunità, usciranno all'ordine di Eleazar e entreranno all'ordine suo.
Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato, prese Giosuè e lo fece comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità. Impose su di lui le sue mani e gli diede i suoi ordini, come il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè. Parola del Signore. Quindi in questa giornata noi abbiamo letto Numeri capitolo 26 e 27. Io ringrazio il Signore per questa bellissima occasione e ti auguro una giornata benedetta. Ti do un forte abbraccio, un santo bacio, augurandomi che anche domani noi possiamo stare insieme per leggere la parola del Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Metti un like, condividi, metti la parola di Dio nel tuo cuore, nel nome di Gesù.